Ciao, sono Anna Nicla. Benvenuti nelle terre sostenibili del Trigno. Oggi scopriremo insieme Castel Mauro. Il borgo si colloca alle pendici del Monte Mauro, tra i fiumi Trigno e Biferno. Le sue origini vengono ricordate dal pulito tessuto insediativo che richiama alla mente il feudalesimo. La difesa del borgo era assicurata da una cinta muraria, della quale oggi è riconoscibile il percorso che si apriva in tre punti, corrispondente ad altrettante porte urbiche, dette del Lavaturo, del Castello e del Popolo. Merita una visita l'imponente chiesa dedicata al Santo Leonardo, che denuncia origini romaniche e arriva a noi dopo numerosi rimaneggiamenti. L'interno della fabbrica, grazie ad una lastra di cristallo intarsiata nella pavimentazione, mostra i resti dell'abside della primitiva costruzione altomedievale. Altre chiese risultano degne di menzione, come quella dedicata al santo di Bari Nicola, a quello di Padova Antonio e a Santa Maria della Salute, una cappella rurale edificata probabilmente nel XV secolo. Il prospetto conserva tracce degli stilemi rinascimentali, mentre l'interno offre un grande rosone. È stato un piacere condividere con voi questa esperienza autentica, unica e irripetibile. A presto, ciao!